Carissimo quello. Che in Italia è molto, molto, molto caro. Oh, che stampa. Andiamo con Coco da Itoya, cartoleria giapponese, multipiano, negozio pazzesco, bellissimo. Entriamo. Però è bello. È bello, sì. Guarda che questo è uno dei negozi più belli che puoi trovare a Tokyo, veramente. Sei una appassionata di cartoleria, di cose. Qua è veramente bello. Poi, ma veramente adesso ci vediamo tutto, è stupendo. Questo è il piano con tutti i tipi di carta e ti faccio vedere subito una cosa. Vieni qua che ti faccio vedere questi libri. Vedi qua, praticamente tu ti prendi un... Ti piace quel colore, il marrone? Prendi un colore che ti piace. Prendi un colore rosa. Che ti piace. Rosa. Rosa. E ti vedi alcuni tipi di carta rosa che hanno, così puoi decidere il tipo di carta che vuoi. Poi quello che ti piace glielo chiedi e ti danno i fogli grandi. E hanno 100.000 tipi di carta. C'è tutto, nome. Tutte le carte particolari. Sì, non è solo. Guarda che bella questa carta. Questa carta qua tutta morbidissima. E ne hanno veramente un'infinità. È il mondo della carta. Quella è carta washi, vero? Sì, bello. Carta giapponese. Si chiama carta di riso in Italia. Bellissima. Bello, bello. Ma la carta di riso giapponese, Italia, anche in Italia è molto, molto, molto caro. Quindi sì. Questo non ne costa tanto. No, qua costa pochissimo. Poi hanno tutte queste carte, vedete, bellissime. Costano una miseria. Guarda questa dorata. 5 euro così. Sì, è stupenda, lo so. E guardate anche qua. 1 miliardo di adesivi di tutti i tipi, forme, colori. Qui il mondo veramente... Gli appassionati di carta e cartoline. Guarda che borsetta. Ma che borsettina pazzesca. Vediamo se c'è la fisarmonica. Vediamo se c'è la fisarmonica. Sì, c'è. Guarda questa. C'è qui, praticamente ti compri la carta. C'è dentro questo piccolo sonaglietto e ti costruisci la. Bella, vero? Se poi uno vuole il coordinato, vedi, c'è tutti i tipi di carta, di buste, bustine, di qualsiasi tipo di colore, è troppo bello, c'è veramente di tutto e di più. Poi prosegui di qua e ti vedi altre carte, altre cose. Anche qua è meraviglioso, Coco. Cioè, ci sono anche le stampe giapponesi, adesso ti faccio vedere delle stampe giapponesi magnifiche. Eh sì, sì, delle carte regalo, ma là ci sono delle stampe giapponesi, vieni che ti faccio vedere. Qui si può schiacciare per fare le cose, i glitter, questi sono bellissimi. E qui ci sono le stampe giapponesi. Hai visto che bella? E poi guarda che poco che costa. In altri negozi ti ladrano, sono dei ladri, ti fanno pagare la stessa cosa, 30, 40, 50 euro. Meno bello forse. Sì, negli altri negozi veramente, tipo vai in un posto e dici, oh che stampa incredibile. No, ti fanno pagare 90 euro magari sta roba qua, no? Qua in Giappone, eh? Quindi dicono, oh sì, è una stampa bellissima. Qui invece guarda, 8 euro praticamente, queste qua ancora di meno, guarda. Ti fa un regalo, poi è bello perché ti fanno queste bello. Carte bellissime. Poi sai che queste qua ti fanno il tubo da mettere in aereo, tutto quanto, quindi non si rovina, arriva perfetta in Italia. Guardate che bello. Cioè, guarda questi. Che belli washi tape, hai visto? Di washi. Questo voi non usate per mettere soldi? No. Sì, usiamo anche noi cestinelli, sì, anche a casa, le chiavi. Sì. Per non mettere sul legno, sennò si rovina. Chi non è un animale usa queste cose in Italia. Guarda che belli i timbri giapponesi. Ah, ti faccio vedere di là. Queste qua, guarda. Sono praticamente delle... Ti compri questo foglio, ok? Che dici cos'è? Sono... Dopo ti fai queste qua, ti fai gli omini di carta, hai capito? Sono proprio... Presepio! Tipo un presepio, sì. Guarda però questo che bello, proprio in stile giapponese. Bello, è stupendo. Sì. E poi qui hanno i timbri
giapponesi di tutti i tipi, anche con l'hiragana. Guarda che bello, il timbre di hiragana. Verissimo quello. Bello, vero? A, I, U, E, O. Sono bravissimo. Tutte una cosa, uno più bello dell'altro. Queste invece sono le carte per origami. Ne hanno tantissime. E poi qui altri folder, file, di tutto c'è. Tutto e di più. In questo piano ci sono tutte le carte varie. E è stupendo, guardate, tutto per qualsiasi tipo di augurio vario. Cosa ti piace, eh? Guarda quanti magneti. Secondo me in Giappone a volte è più importante la carta del messaggio. Hai capito com'è? Cioè, secondo me se tu scegli la carta giusta, fai colpo. Un negozio super elegante. Questi sono quello i timbri. Quello occidentale, no? Ti, no, sì, non il timbre per chiudere. Ah, c'era l'H, quindi... è vero, c'era l'H. Noi è un po' sì, imitazione. Vedi, qui sotto sono tutte le cose di c'era l'H. Ah, così importato da Inghilterra. Ah, bello, bello. Adesso vediamo tutto quando... Ma il negozio è super elegante. Qui c'è, siamo solo al piano 2. Saliamo e ci vediamo tutti. Ma devi lavorare. Sì, devi... Non è prima così. No, no, compri questo. Ah. E poi... ti fai le formine con tutto quanto. Guarda che bella la giraffa. Questa è una penna che costa Hyakunijuman yen, sono circa 10.000 euro. Questa è un po' più economica, più o meno 9.000, poco meno. Oro forse. Sono... l'H giapponese. A me piacciono un casino queste agende di Takei Miki, si chiama, è un artista. Vedi che kawaii? Vedi? Questa è Takei Miki. Qui un sacco di borse, borsine, eccetera. Guarda che belli questi mappamondi. Cioè, gira, ma come fa a girare? Vedi che è strano? Guarda che particolare. Vedi che gira, ma non c'è niente che fa girare. Io so come... io lo so come funziona, ma guarda, è particolare. Vedi che gira. Non sai come fa. Non sai come fa. Io lo so come fa. Vedi che qua non... non sta girando, no, sotto, però sopra gira. Nessuno tocca. Come fa a girare? Io lo so, ovviamente, è facilissimo da capire. Ah, sì? Sì, ovvio. Guarda che belle le clessidre. Hai visto, Coco? Ma dove ti ho portato? Ogni piano è il piano più bello, praticamente. Qui tantissime luci, tantissime cose. Soprammobili, design, oggetti. Questo, ovviamente, è famosissimo. Qui ci sono delle miniaturissime. Puoi comprare le statuine piccole di questi omini bellissimi. Vero! È bello, sì. Non è plastica. Non è plastica, è di muschio e con tipo il fushiminari. Cioè a casa ti puoi ritirare praticamente in Giappone. Bellissimo, bello, vero? Tutto questo piano anche è bello. Poi senti che profumi qua di queste... cose, profumatori d'ambiente. Hai visto? Questo è il futuro, l'insalata coltivata all'interno. E qui tra l'altro c'è proprio il ristorantino, fanno anche il takeaway con le insalate. È particolare, vero? Vero, prima volta ho visto solo una televisione e poi tu YouTube. Poi qui si viene qua e uno si vede la vista, non è la vista più bella del mondo, ma ve ne faccio vedere di più belle. In lontananza dal Yux Tower vedi che c'è quella connessione tra le due torri in mezzo là, lo vedi? Da Itoya è tutto con questo video con Coco Japan. Coco, grazie di questa visita meravigliosa e al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao! Ciao.